Il 10 marzo si torna in aula per il processo d'appello relativo all'omicidio di Lakbira El Haji, una donna marocchina che tutti a Canosa conoscevano come Nora. È stata uccisa nell'aprile del 2011. A processo ci sono Pietro Lamarra e Giuseppe La Padula. In primo grado sono stati condannati, ma i legali contano di ribaltare il verdetto, anche in virtù dell'assoluzione ormai diventata definitiva di Nicolà Dello Russo, il presunto fiancheggiatore dei killer. Le accuse si fondano principalmente sulle dichiarazioni di un teste che è stato riascoltato il 10 dicembre scorso. Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo come è stata ammazzata Nora. Accadde la notte tra il 29 e il 30 aprile, in via Senatore Vito Rosa numero 3, il sottano in cui viveva Nora. Quella sera la donna, che all'epoca dei fatti aveva 40 anni, era insieme a Cosimo Damiano Pastore, il suo compagno, meglio conosciuto come Mimmo il Riccio. Poco dopo la mezzanotte, qualcuno bussò insistentemente alla porta finestra. Quando Nora si avvicinò e sollevò la tendina, vide due persone, incappucciate e armate. Non fece in tempo a fuggire, fu raggiunta al collo da un proiettile. I due killer spararono altri colpi, ma non riuscirono a colpire Pastore, che era seduto in poltrona e che riuscì a ripararsi dietro a un muro. Dopo fuggirono a bordo di una Fiat Punto di colore azzurro. Nora morì sul colpo. Neanche 24 ore dopo, Mimmo il Riccio fu arrestato per l'omicidio della compagna. Sui suoi abiti fu trovato il sangue della vittima. Aveva inoltre dei precedenti, avendo ucciso, 20 anni prima, un'altra donna, sua moglie. E poi c'erano le testimonianze di alcuni informatori marocchini, secondo cui Pastore aveva ripetutamente picchiato e minacciato di morte Nora, al punto che quest'ultima aveva deciso di lasciarlo. Anche gli elementi rilevanti sulla scena del crimine e la relazione del medico legale non giocavano a suo favore. E così il sospetto divenne per gli investigatori una mezza certezza. Pastore si dichiarò innocente, ma non fu creduto, almeno fino a quando non furono trovati riscontri alla sua versione dei fatti. Innanzitutto le immagini registrate da una telecamera a circuito chiuso, e poi la testimonianza di un caporale dell'esercito che vide tutta la scena. I killer erano due, come aveva riferito Pastore. Dunque, caddero le accuse nei suoi confronti. Gli investigatori furono però messi subito su una nuova pista da un collaboratore di giustizia, Felice Mongelli. Raccontò di una presunta rapina subita da Pasquale Di Nunno, detto l'americano, ad opera proprio di Pastore, sgarro che Di Nunno voleva fargli pagare con la vita. A suffragare questo racconto arrivò pochi giorni dopo anche un'informativa della Guardia di Finanza di Verbania, che nell'ambito di un'indagine per traffico di sostanze stupefacenti aveva intercettato una conversazione tra l'americano e uno degli indagati, Francesco Sassi, detto il Gatto. Di Nunno aveva incaricato Sassi di prelevare alla stazione di Barletta un uomo che doveva arrivare dal Costa Rica, lo stesso luogo dove in quel periodo viveva l'americano e da cui aveva detto a Mongelli che avrebbe mandato un killer per uccidere Pastore. Ecco dunque la conferma al racconto di Mongelli e soprattutto al fatto che Nora, in questa storia, non c'entrava nulla. Dunque, secondo Mongelli, i sicari furono mandati da Di Nunno per uccidere Pastore, considerato colpevole di una rapina da 126.000 euro subita 2 mesi prima. Questa storia il collaboratore di giustizia l'ha ripetuta anche il 10 dicembre scorso in aula. Siamo a fine febbraio 2011. Verso le 8 di mattina Mongelli scende da casa, nella zona del castello, e si reca in una delle due case ammobiliate che Di Nunno aveva nella stessa zona e dove l'americano, in quel periodo, intenso per i traffici di droga, restava a dormire. Fuori dal locale c'erano dei muratori a fare dei lavori. Di Nunno uscì dall'appartamento,
Aveva ancora la vestaglia e si teneva il collo. «Che è successo?» gli chiede Mongelli. «Ieri sera», racconta l'americano, «verso l'una e mezza di notte, le due di notte, ho sentito un casino fuori di rumori. Sono uscito e stavano due con la pistola. Due persone erano. Uno aveva il coltello, entrarono dentro, cercavano i soldi». Gli diedero il calcio della pistola dietro la nuca e lui andò a terra, racconta ancora Mongelli, e gli fregarono la borsa dei soldi. I soldi in questione sono i 126.000 euro che, sempre secondo Mongelli, la sera prima furono portati a Di Nunno da un solo collaboratore, quel Sassi di Minervino di cui si parlava nell'intercettazione della Guardia di Finanza di Verbania. Mongelli, nell'udienza del 10 dicembre, parla di due persone con le pistole, ma nelle dichiarazioni rese in un'altra occasione, dinanzi alla Corte d'Assise, disse che uno solo aveva la pistola e l'altro solo un coltello. Non è l'unica incongruenza del suo racconto rispetto alle versioni fornite in precedenza. Il 10 dicembre, infatti, racconta che le sue indagini, affidategli da Di Nunno, su chi potesse aver commesso il fatto, escludevano del tutto la possibilità che fosse stato Pastore, mentre era più probabile che a far rubare quei soldi fosse stato chi sapeva esattamente che quella sera, in quella casa, c'erano 126.000 euro ed anche dove fossero, ovvero Sassi. In precedenza, invece, aveva detto che secondo lui erano stati Pastore e tale Manzi. Dichiarazioni contrastanti con quelle rese in precedenza, infine, anche sull'organizzazione dell'omicidio. Mongelli racconta che Di Nunno parte per il Costa Rica il 12 marzo. L'americano era convinto che a commissionare la rapina fosse stato Pastore e prima di partire gli disse: «Non ti preoccupare, tanto prima o poi la pagherà. Mi mangerò il suo cuore». Successivamente, in almeno due occasioni, dal vivo e per telefono, gli disse che avrebbe mandato due persone a Canosa. Ha riferito anche di aver sentito Di Nunno ogni 2-3 sere fino al 30 aprile, il giorno dell'omicidio, quando l'americano gli disse di fare un giro in centro quella sera, cosa che lui poi fece. Arrivando davanti a casa di Nora, vide le forze dell'ordine e vide anche Dello Russo, il presunto fiancheggiatore. Nell'udienza del 10 dicembre racconta di averlo visto a piedi e che aveva la macchina, una Punto Rossa, nella strada del tabaccaio. Dice anche di aver parlato con lui. In precedenza aveva dichiarato che con Di Nunno si era sentito l'ultima volta 2-3 giorni prima dell'omicidio e non il giorno stesso, e che Dello Russo, a bordo di una Panda Blu e non di una Punto Rossa, era passato davanti alla casa di Nora e, senza fermarsi e senza dire una parola, si era subito allontanato. Nell'udienza del 10 dicembre Mongelli è stato interrogato anche sui suoi rapporti con Di Nunno e con un ispettore di polizia di cui è stato a lungo confidente. Anche in queste vicende il suo racconto non sempre è coinciso con quello che aveva riferito in interrogatori precedenti. Tante domande per Mongelli, con un unico obiettivo: dimostrare la sua inattendibilità e quindi minare il quadro accusatorio nei confronti di La Marra e La Padula, anche se sulla centralità di questo punto gli avvocati della difesa e quello di parte civile hanno delle visioni diverse. L'ultima udienza del processo d'appello sull'omicidio di Nora ha visto come protagonista il collaboratore di giustizia. Che cosa ha portato a questo dibattimento? Ma a mio avviso non ha portato alcun contributo ulteriore rispetto a quello che già era stato acquisito, nel senso che lui sostanzialmente ha riconfermato tutto quello che aveva già detto in precedenza. Quindi non ci sono grosse novità. Ora, ovviamente, la questione che la difesa intende sollevare è la questione della sua più o meno credibilità. Per uno dei legali degli imputati, le risposte fornite da Mongelli confermano invece la sua totale inattendibilità. Il nuovo esame del collaboratore ha confermato quello che già era emerso nell'altro processo, quello a carico di Dello Russo, cioè che ogni qualvolta il Mongelli rappresenta i fatti, li rappresenta in maniera diversa. E non è diversità marginali, che
che possono essere giustificati una caduta di memoria, un'imprecisione sugli orari, un giorno piuttosto che un altro, è giustificabile. Si tratta di diversità sostanziali, è presente, non è presente. O sei presente ad un avvenimento e lo ascolti, lo vedi, o non sei presente e lo apprendi. Qui no, non c'è da fare, diciamo, compromessi, il dato è netto. Ecco, a seconda dei momenti, Mongelli dice di aver parlato, poi di averlo solo visto, ma di non aver parlato. Il dato di fondo è che non è credibile, perché riscontrato dagli stessi tabulati telefonici che lo stesso abbia parlato con il presunto mandante nei giorni precedenti l'omicidio. L'ultimo contatto telefonico accertato è del 16 aprile. Dopo il 16 aprile lui non ha nessun contatto telefonico, né con Di Nunno Pasquale né con altri del Costa Rica. Al contrario, lui ha dichiarato di aver più volte interloquito con Di Nunno successivamente al 16, fino a ricevere il giorno dell'omicidio da Di Nunno una telefonata in cui gli avrebbe detto: portati sui luoghi per verificare. Tutto questo non è vero, perché i documenti acquisiti dalla Procura lo sconfessano. Mi pare che ci sia spazio per ben sperare in una diversa valutazione da parte della Corte di Assise di Appello. Il mio convincimento, per la verità già diciamo recepito da una sentenza passata in giudicato, faccio riferimento a quella che ha assolto il mio difeso dello russo Nicola, è che Mongelli, che gravitava nel mondo malavitoso, è venuto a conoscenza di cosiddette chiacchiere da bar, e su queste chiacchiere da bar ha costruito delle conoscenze che lui non ha, ma solo orecchiato. È come, per usare un'espressione che mi pare riproduca plasticamente quello che è avvenuto, ha trasformato, faccio riferimento proprio a un'espressione della Corte di Assise di Appello, ha trasformato le chiacchiere da bar in conoscenze dirette o informazioni ricevute, che ovviamente hanno un peso probatorio ben diverso. Questa è la storia di Mongelli, che si è inventato questo ruolo di collaboratore, ricevendone tutta una serie di benefici in termini di espiazione della pena, di alloggio gratis, emolumenti, senza poi aver apportato ad oggi alcun effettivo contributo a scoprire fatti di grande rilevanza. Anzi, allo stato le dichiarazioni di Mongelli non sono state ancora utilizzate in nessun processo, salvo questo, dove però la verifica che è intervenuta finora è stata negativa. Mi auguro per la giustizia che Mongelli abbia portato delle indicazioni di verità, ma ad oggi, a distanza di quasi 5 anni dal suo pentimento, notizie di operazioni sulle sue dichiarazioni non se ne hanno. E Mongelli, prima di diventare collaboratore, era il confidente della polizia, è un confidente che riceveva decine di migliaia di lire, decine di migliaia di euro, non migliaia di euro, decine. 10, 20, 30 euro, questi erano i compensi che il maresciallo ha dichiarato che corrispondeva ad ogni notizia. Ovviamente il livello dell'uomo è questo, e il livello dell'uomo è anche quello di chi non ha preavvertito di un'azione omicidiaria in corso. Se fosse vero che lui era il depositario di questa confidenza che Di Nunno Pasquale aveva deciso di sopprimere il presunto autore o mandante della rapina subita, sia pure in veste confidenziale, avrebbe potuto pure sventare questa operazione. Invece non lo ha fatto, si è deciso dopo. Per il legale della famiglia di Nora, Mongelli ha invece dato importanti conferme, e le incongruenze del suo racconto con i precedenti interrogatori non rischiano di minare il quadro indiziario. C'è una coerenza
è una conferma del movente sostanzialmente di questo delitto, che proviene appunto dalla conflittualità che si era venuta a creare con il mandante. Diciamo, questi sono elementi che sono risultati comunque acquisiti. Da un lato le risultanze delle immagini registrate dalle telecamere, dall'altro l'autovettura che era di proprietà di uno degli imputati, dall'altro ancora il rinvenimento di armi, di un'arma che è compatibile con le due utilizzate, la circostanza che entrambi si trovavano a Canosa e sono due imputati che non avevano alcuna ragione per trovarsi a Canosa proprio in concomitanza con quel delitto. Cioè ci sono una serie e uno di questi arrivava dal Costa Rica, dove era presente dello russo. Infatti, diciamo che questi sono elementi che a nostro avviso dovrebbero comunque reggere dal punto di vista delle censure che sono state sollevate dalla difesa in sede di appello. Ovviamente la difesa interessa ad enfatizzare alcune piccole incongruenze nelle dichiarazioni che sono state rese in più riprese dallo stesso collaborante, ma sostanzialmente, come dicevo prima, non cambia molto, perché in buona sostanza quello che il collaborante ha riferito relativamente alla posizione degli imputati sono spunti investigativi che poi, a nostro avviso, hanno trovato comunque delle conferme sotto il profilo, diciamo, del quadro indiziario complessivo. Quindi non riteniamo che sia centrale la figura del collaborante nel quadro indiziario che è stato acquisito nel procedimento a carico dei due imputati. Quindi voi dite, anche se lui non avesse detto in realtà la verità rispetto a quello che è accaduto, comunque i fatti sono stati accertati in altro modo? Eh sì, perché l'accusa riposa su acquisizioni inoppugnabili, che sono oggettive, e quindi difficilmente le incongruenze, sebbene rilevate o enfatizzate dalla difesa, possono in qualche modo influire sulla solidità di questo quadro indiziario. Vi stiamo parlando dell'omicidio di Nora, la quarantenne marocchina ammazzata a Canosa di Puglia nel 2011. Sono due le persone che stanno affrontando il processo di appello, processo durante il quale a dicembre scorso è stato risentito il collaboratore di giustizia che ha permesso di ricostruire la dinamica. Il collaboratore ha confermato alcune cose, ma ha anche detto in maniera diversa delle altre cose. Secondo la parte civile, la testimonianza di Mongelli non è determinante, perché comunque contro gli imputati ci sono degli elementi, elementi che la difesa conta di poter smontare. L'11 settembre del 2012 la polizia arresta Giuseppe Lapadula dopo aver trovato nella sua abitazione una pistola calibro 38 e alcuni proiettili. Un'arma ritenuta compatibile con quella da cui è stato esploso il proiettile che ha colpito Nora. Non era certamente un giovane laureato per fare il concorso da notaio, era un pregiudicato, l'altro, che ha un'arma. Non è un evento eccezionale, un'arma che non è accertato in alcun modo che abbia esploso nessuno dei colpi che furono esplosi quella sera, di cui uno attinse la povera Nora. Quindi l'arma non è l'arma del delitto, per intendere, non è una delle due armi del delitto. Che non sono mai state trovate? No, è stata trovata quest'arma, si è effettuata una perizia e una consulenza da parte di un cattedratico della medicina legale di Bari, che ha concluso sulla impossibilità, attesa l'usura dell'arma, di poter effettuare una comparazione fra le striature della canna e le striature impresse sui bossoli e sul proiettile, tale da stabilire un giudizio di perfetta identità. Ha parlato genericamente di compatibilità, che lascia il tempo che trova. Un'arma che è compatibile col proiettile, tutte le armi di quel calibro sono compatibili. Ovviamente il problema non è
se la pistola ha lo stesso calibro del proiettile, che il problema è se quella pistola ha esploso quel proiettile. E questo ha detto il perito, il professor Vinci, quindi uno dei nostri più valenti esperti in materia balistica, non si può affermare questa identità. C'è però un altro dato che per gli investigatori inchioda in questo caso la marra. Il 30 aprile del 2011, infatti, era di certo a Canosa ed era appena arrivato dal Costa Rica. Solo una coincidenza? Se non ci fosse stato questo, non avremmo iniziato un processo e non sarebbe intervenuta una sentenza di condanna di primo grado. Qualcosa ci deve essere, solo che c'è una spiegazione alternativa, diciamo, nelle cose. La marra arriva e viene ricevuto da altro soggetto dimorante in Minervino e che frequenta Canosa. Questo soggetto dimorante in Minervino e che frequenta Canosa in quel momento storico era oggetto di un'indagine per traffico di stupefacenti. Io mi limito a segnalare il dato, una presenza in zona, un collegamento con soggetto che era attenzionato dalla Guardia di Finanza di Verbania per traffico di stupefacenti. Non voglio, avanzare ipotesi, mi limito a dire che c'è nel processo l'eventuale giustificazione alternativa, che non è solo la morte della povera Nora. Se cioè la marra non avesse nessun tipo di rapporto locale, sarebbe legittimo chiederci: ma tu che ci stai a fare lì? No, lui ha rapporti con Minervino, viene a Minervino, è venuto a Canosa, risulta, è accertato perché sia venuto, si può chiedere perché ho rapporti con altri soggetti, compreso il Dello Russo Nicola, è una persona con la quale lui si incontrava in Costa Rica. Quindi ci sono delle relazioni interpersonali che già consentono, senza bisogno di allegare spiegazioni, di dare delle spiegazioni, delle ricostruzioni alternative, anche di carattere illecito, vorrei dire, potrebbero essere, che non sia però l'omicidio. Per la difesa c'è una spiegazione a tutto. A giorni verrà depositata una perizia sulle immagini della telecamera che ha ripreso l'omicidio e secondo gli avvocati potrebbe essere un punto a loro favore. C'è una perizia antropometrica che è stata richiesta dalle difese perché si tende a verificare la compatibilità tra le immagini dei due soggetti che sono stati individuati e registrati dalle telecamere e gli odierni imputati, per verificare se c'è una compatibilità. Ma anche questo, voglio dire, è un elemento che se dovesse in qualche modo confermare la compatibilità sarebbe un ulteriore argomento a sostegno dell'accusa. Qualora invece dovesse ritenere la incompatibilità, io non so, perché ovviamente va valutata anche la qualità di queste immagini, perché io ho forti dubbi che queste immagini siano utili dal punto di vista della comparazione che si vuole fare, perché insomma ovviamente una comparazione credibile e attendibile richiede anche delle immagini nitide che abbiano una certa qualità, però ovviamente su questo attendiamo l'esito della perizia che è stata disposta. Il risultato più attendibile, avendo io visto le immagini, è che la perizia non risolva il problema, perché la qualità delle immagini è tale, la distanza è così rilevante, con la distanza della telecamera dai killer, sono praticamente dei piccoli oggetti che non credo sarà possibile ottenere, non lo so i metodi che userà il perito, però vedremo, a giorni dovrebbe completare i lavori, è una speranza che arrivi dei risultati positivi per la difesa. La storia processuale dell'omicidio di Nora parla di una soluzione piena per il presunto fiancheggiatore dell'archiviazione dell'uomo che era stato accusato di essere il mandante, un uomo che peraltro è morto. I presunti sicari sono stati condannati in primo grado
A breve sapremo come andrà a finire anche in secondo grado. Nel frattempo le parti però non si sbilanciano. Avvocato, lei resta fiducioso dopo questa udienza? Sicuramente la speranza di una rilettura diversa del complesso indiziario c'è, fino a quando non verrà pronunciata la sentenza. Resta una moderata aspettativa di riforma. Dire che sono fiducioso mi pare poco serio. Sicuramente non è un processo che abbiamo perso, ecco, per usare un'espressione che fa parte del nostro lessico avvocatesco. È un processo tutto da discutere, da confrontarsi con la procura e dall'affidarsi alla saggezza della Corte. Come legale di parte civile, quindi resta fiducioso sull'esito di questo processo d'appello? Io ritengo che ci siano, come ho già detto ripetutamente, ci sia un solido quadro indiziario a carico dei due imputati. I due imputati si avvalgono di una difesa tecnica di altissimo livello e quindi ovviamente sta svolgendo come è suo compito tutte le argomentazioni che possono in qualche modo mettere in discussione questo quadro indiziario. E ovviamente attenderemo poi fiduciosi la decisione della Corte d'Assise. Ha avuto modo di sentire la famiglia dopo l'ultima udienza? Ci sentiamo semplicemente per aggiornamenti, non ci sono contatti legati agli aggiornamenti del processo. Rispetto all'esito dell'udienza? Cos'è? Loro ovviamente attendono fiduciosi l'esito di questo processo. E questo era l'ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo domenica prossima, sempre su Telenorba. Buonanotte.